La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Breve sintesi multimediale del volume, la discontinuità architettonica egizia di terza specie, in H1. Verso la fine del Neolitico tra il 6000 a.C. ed il 4100 a.C., è esistito un paleocontatto alieno in Giza, con una cultura aliena insettoide. Tracce dirette si trovano nella costruzione del fermatempo alieno, nella Teogonia egizia e leopolitana ed attorno al contesto storico. Le tre piramidi di Giza, Cheope, Kefrem, Micerino e la Sfinge ed il tempio megalitico annesso, sono il fermatempo alieno. Tali strutture vanno retrodatate tra il 6000 ed il 4100 a.C., forse in dettaglio tra il 5000 ed il 4503 a.C. Quali sono le prove di tutto ciò? Esistono molte plausibilità storiche, fisiche, genetiche e sono date da questa serie di concordanze. 1. Plausibilità sulla capacità costruttiva egizia, ristrutturare ma non costruire ex novo. 2. Plausibilità nell'impossibilità dell'opera in 150 anni, a causa del trade-off con la manodopera. 3. Plausibilità sul fraintendimento della funzione funeraria delle piramidi. 4. Plausibilità in rapporto all'evoluzione della religione egizia e allo sviluppo dei culti locali. 5. Plausibilità paleoclimatologica, con il lago Chad nel 5000 a.C. 6. Plausibilità delle testimonianze neolitiche nell'arte rupestre sahariana e non. 7. Plausibilità con i principi dell'ereditarietà genetica nei dipinti egizi. 8. Plausibilità con tracce indirette di manufatti alieni. Andiamo ad esaminare in estrema sintesi, punto per punto. 1. Plausibilità sulla capacità costruttiva egizia, ristrutturare ma non costruire ex novo. Se è vero che ogni costruzione eretta con i propri materiali e tecniche esprime un proprio livello di produttività raggiunto nel periodo della costruzione, qualora si osservino i materiali usati, la complessità dell'opera e le tecniche conosciute, è ovvio che la produttività inferita dalle costruzioni più antiche non può superare i valori di quelle delle opere più recenti. Questo perché le opere più recenti hanno giovato di innovazioni di prodotto e di processo, che le opere più antiche non ebbero mai. 4,8 milioni di blocchi di calcare e granito da 2,5 tonnellate l'uno equivalgono ad un peso di 12 milioni di tonnellate di pietre da tagliare, smussare, spostare, collocare in sito, senza considerare il volume del tempio megalitico annesso e della sfinge. Questo volume di 12 milioni di tonnellate, in rapporto ai 150 anni di regno di Cheope, Kefrem, Micerino, lavorando H24 per 365 giorni su 365, avrebbe implicato la necessità media di mantenere un ritmo di lavorazione ad isole, pari ad una pietra ogni 16 minuti. Per 150 anni. Il dato è stratosferico, gli archeologi classici non si rendono conto di quello che affermano, quando pongono Giza costruita in 150 anni, figuriamoci in 60. Il tasso di produttività implicita all'opera di Giza è aliena al contesto storico, perché la produttività è sempre calante nel lungo periodo in quanto la società è preindustriale. Se confrontiamo volume dei lavori di Giza con la produttività interna espressa dalla Torre Eiffel, i lavoratori francesi del 1850 d.C. avrebbero ultimato la piana di Giza in 2503 anni. In rapporto al ponte di Brooklyn, gli operai americani del 1863 d.C. avrebbero ultimato Giza in 1012 anni. Tarando invece il volume medio sull'opera di Micerino, sui 60 anni, che è la vita media dei regni di Cheope e Kefrem, gli operai egizi avrebbero ultimato i lavori in 1150 anni. 2. Plausibilità nell'impossibilità dell'opera in 150 anni, a causa del trade-off con la manodopera. Costruendo un modello numerico, non è sostenibile l'opera egizia da mani umane del Neolitico oppure del 2500 a.C. Infatti anche considerando un ottimistico tasso di morti e feriti e mutilati del 3% oppure 6%, che sono i dati inerenti alle perdite del settore edilizio italiano nel 1950, alla fine dei lavori egizi, cioè dopo 150 anni, la popolazione maschile egizia si sarebbe estinta, il regno sarebbe stato invaso dai nemici. E durante tutti i 150 anni di lavori un'infausta e perenne carestia avrebbe devastato il regno. Si legge che gli egiziani nel 2500 a.C. hanno solo ristrutturato ma non costruito le tre piramidi di Giza, le quali erano già lì nel 2500 a.C.
3. Plausibilità sul fraintendimento della funzione funeraria delle piramidi. Le tre piramidi di Giza sono la rappresentazione in scala 1 ad 1 di tre navi siderali ed un messaggio. Quale messaggio? Partiti da Sirio, arrivati sulla Terra in Giza, ripartiti per la cintura di Orione. Gli alieni entravano in una sorta di stasi o di ibernazione ponendosi all'interno delle astronavi, per proteggere il proprio corpo nel viaggio siderale. Gli egizi avevano inteso fischi per fiaschi. Gli antichi egizi pensavano che il cielo era il regno dei morti, e gli dei dello Zeptepi si sotterravano mantenendo il corpo dentro le mega piramidi. Da qui l'ispirazione nel costruire piramidi, oltre al tentativo di mummificare, spuria prassi egizia, che cercava di emulare la stasi aliena. La destinazione d'uso del fermatempo fu fraintesa in un concetto prossimo ma allo stesso tempo molto distante. Piramidi come opere funerarie gigantesche per durare nel tempo e conservare il corpo, piuttosto che rappresentazione genuina di astronavi per il lungo viaggio nel cielo onde conservare il corpo degli alieni. 4. Plausibilità in rapporto all'evoluzione della religione egizia e allo sviluppo dei culti locali. Nulla osta, la retrodatazione tra il 6000 ed il 4100 a.C. del fermatempo con la storia e l'evoluzione dei culti locali. 5. Plausibilità paleoclimatologica, con il lago Chad nel 5000 a.C. Non è un caso, esattamente tra il 5000 ed il 4100 a.C. il lago Chad, grande lago di acqua dolce africano, era ai livelli minimi ed il corso d'acqua più importante dell'Africa era il Nilo, in rapporto ad una ricca savana lussureggiante, che dominava tutto il Sahara. L'importanza del Nilo nel 5000 a.C., piuttosto che del lago Chad, spiega il luogo di atterraggio. 6. Plausibilità delle testimonianze neolitiche nell'arte rupestre sahariana e non. Sono numerose e molteplici i disegni di strane entità nell'arte rupestre sahariana e non. Tali dipinti mostrano contestualmente la strana presenza di entità aliene, che si ritrovano all'interno della Teogonia eliopolitana, con riti e rappresentazioni simili. Le culture narrano e disegnano le cose che vedono. Queste antiche raffigurazioni dell'arte rupestre, tutte molto simili e contemporanee, hanno la valenza di antiche fotografie, scattate dai nostri antichi progenitori, che alla fine del Neolitico, ritrassero gli esploratori alieni, spesso scambiati per Deil, che erano atterrati in Giza nel 5000 a.C., e contestualmente effettuavano ricognizioni sul nostro pianeta. 7. Plausibilità con i principi dell'ereditarietà genetica nei dipinti egizi. Nella Teogonia eliopolitana sono ritratti in modo genuino gli alieni visitatori. Set, Tot, Anubi sono alieni. Osiride è un ibrido di prima generazione. Horus, figlio di Osiride, è ibrido di seconda generazione. Horus mostra i caratteri recessivi alieni e la sua iconografia segue esattamente la legge genetica dell'ereditarietà di Mendel, la quale non poteva essere conosciuta dagli antichi egizi nel 2500 a.C. Negli antichi dipinti egizi della Teogonia eliopolitana, vi è traccia indiretta di DNA alieno. 8. Plausibilità con tracce indirette di manufatti alieni. Se ne è a conoscenza che nella cintura di Orione esiste vapore acqueo, le lampade di Dendera sono tubi di Crookes, lo Zed è una pila elettrica di Volta. Esistono molte tracce in Dendera, della versione egizia della batteria di Baghdad. In Dendera nella sala ipostila, esiste una fotografia della Terra, ripresa dalla barca solare di Ra. La rappresentazione dell'Ankh è un manufatto alieno, forse un apparato TAC portatile stereografico. La clipeologia e la teoria degli antichi astronauti si è evoluta nella paleontologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente.